Alexa, accendi Dante? Alexa, accendi Dante? Tu mi tieni il cavalletto? Sto facendo delle prove. No, Dante. Aspetta, spostati, amore. Spostati un po'. Sai che questo è un video senza tagli, dai. Spostati, amore. Sì, scusate, questo è making of. Come registro le cose? Sì, dai. Carina come sono venute le luci, mi piace. Allora, un attimino. Oh, non mi fa impazzire la tapparella così, ma è bloccata, nel senso che stiamo aspettando il tapparellaio, tapparellista, non lo so, perché praticamente se la spostiamo di tot, cioè se la tiriamo su di tot, si blocca. Dante! E Alessio deve arrampicarsi come una scimmia e mi fa paura che cada giù. Ho 36 minuti per fare questo video, poi finisce. Dante, non è una parallela. E non è una parallela, e no? Dante, vieni che faccia. Bravissimo, la palla dei Paw Patrol. Vieni, scusate. Guarda cosa c'è qua. Chi è? Chi è questo pupillo? Chi è questo pupillo? Questo pupillo è andato. Dove è andato? Si è rimasto a casa. Allora, buongiorno mie amate pussole. Come state? Spero tutto bene. Questo è un vlog senza tagli e senza musica. Adesso vi spiego perché. Perché praticamente oggi, cioè sto registrando questo video un'ora prima che esca, è sabato 7 ottobre alle 8:59 e uscirà sabato 8 ottobre alle 11. E perché in questo periodo, scusatemi la parola, ma ho cazzeggiato. Lo so, amore, c'è da piangere. Vabbè, il cavalletto traballerà perché Dante deve giocare. Comunque, ho cazzeggiato e adesso vi spiego i motivi. Perché Dante, questo bambino, ha iniziato il nido. Ho iniziato il nido e raga, io ne ho approfittato. Cosa vuol dire che ne ho approfittato? Che la mattina, mentre lui era al nido, io ho fatto un paio di settimane, beh, non proprio tutti i giorni, a spassarmela. Davvero MDM, ovvero madre di merda. E raga, sono uscita tutti i giorni. Quasi tutti i giorni a far colazione e a farmi dei giri, mi sono un po' rigenerata. Colpa della Burini, ovviamente, perché lei inizia a lavorare dopodomani, quindi era ancora in maternità e aveva le mattinate libere. E quindi devo proprio dire che me la sono spassata. Cioè, al posto che andare a far video, sono andata in giro, ma me lo meritavo, nel senso che dopo questo anno, dopo un anno in gravidanza e un anno con questo bambino, che domani faccio la festa di compleanno. Me la stai sbavando tutta. Io mi meritavo queste giornate di, no, relax, perché non so, relax, un po' cazzeggio, chiamiamolo, di andare in giro, far cose, comprare, divertirci, che poi non è proprio giornata perché uscivo magari alle 9 di mattina, 10 di mattina e a mezzogiorno alle 13 tornavo, quindi erano solo 3 ore perché poi il pomeriggio stavo con Dante. E quindi diciamo che il mio canale non ha brillato. Eh sì, non ha brillato Perché mi sono fatta un po' i cavoli miei, ma purtroppo la Burini dopodomani torna al lavoro. Tieni amore, Ciuccio. Tieni amore. E quindi mi tocca lavorare. No, non è vero. Cioè, sì, è vero. E ho tante altre amiche del paese che fortunatamente qualcuna è o mamma che non lavora o qualcun'altra è maternità e quindi usciremo lo stesso. Però non ai livelli che sarò fuori 6 ore al giorno. Questa cosa per me è un peccato. Vabbè, comunque. Ripartiranno i video sul canale videogiochi, ci saranno un sacco di cose, ma quello che voglio farvi vedere adesso sono gli acquisti che ho fatto. Andrea che ride. No, Dante, lascia lì! Gli acquisti che ho fatto anche per te! Oggi è sabato, siamo andate giovedì o venerdì, giovedì? No, giovedì siamo andate a Padova. Mercoledì siamo andati al Fiordaliso, il centro commerciale a Rozzano, perché c'è Primark e Dante che sta arrampicando, ho fatto un regalo a testa, no, più di un regalo a testa, compreso il mio bambino che è qui sotto. E quindi volevo farvi vedere delle cose, degli acquisti bellissimi che ho fatto per me e la mia famiglia e raccontarvi un po'. Ma prima di farvi vedere gli acquisti di Primark, volevo farvi vedere quelli che ho fatto settimana scorsa per Dante per l'asilo. Ciao amore! Ho degli acquisti anche per te. Allora, noi mercoledì siamo andati a Rozzano.
E Dante mi ha sbavato. Martedì invece sono andata con Andre all'acquario, o lunedì. Ah, che è tipo, no, no, è un centro commerciale a Vignate. E ho comprato, allora, per Dante, questa bellissima felpa alla... come si chiama? Fagottino, come si chiama? No, Upim, piombo, come si chiama? Raga, aspettate che guardo. Questo qua, amore, come si chiama? Dai, c'è in tutto... OVS. OVS, bravissimo, da OVS. Ah, per l'hai visto qui. Sì. Questo, ma pensavo ci fossero anche i pantaloni. Beh, in realtà sicuramente sono, ma li avrò persi da qualche parte. Guardate quanto è bellina questa felpina. Alla modica cifra di pochissimo, 12 euro, ma sono convinta ci sono anche i pantaloni. Poi per il nido, perché fa caldo caldo al nido, io non lo mando mai con i pantaloni da tuta pesante, gli ho preso questi qua, i leggings con i cagnolini. Oh sì, e i cuoricini, e anche questi leggings qua. E poi questo completo, amore, che avevamo già visto, se ti ricordi, settimana scorsa, dove eravamo in Romagna, ma non c'era la sua taglia, finalmente l'ho trovata. Sì, amore, guardate quanto è bello questo colore, con il pantaloncino a 8 euro, 7,95 e la magliettina, bellissima, con i dinosauri, a 5,95, quindi super economico. Amore, poi ti ho preso per il nido, perché dovete sapere che Alessio veste Dante per il nido, perché lo porta lui. Queste... sono io il suo stylist. Sì. Queste che sono solo sotto, sì. E poi gli ho preso un paio di due paia di topolini e Pluto. Ma c'erano per adulti quelle? Sì, c'erano. Ah, e non me le hai prese, immagino. Le ho prese giuste perché sei 12 mesi, queste 12-18, ma le puoi mettere tranquillamente tutte. Te le lascio qui. 6-12-18, che è la tabellina. Bravissimo. Vai avanti poi? Va bene, vai pure avanti con lui, non vorrei rallentare. Altri pantaloni molto molto leggeri, garzati si dice? Si dice garzati? Sì, sì. Di questi due colori. E poi ci siamo. Adesso arrivano i regali. Amore, sappi che sono anche per te. Oh. E per Andre. Andre. Quale dei tanti? Andre quello citato. Burini. Ah, che okay. No, Carisella. No. E no, Andre Burini era con me a fare acquisti. Non lo so io. Allora, siamo pronti? Sì. Andre, queste cose sono per te. Sorpresa. La prima. Tanto lui non lo vedrà questo video perché è un video senza tagli. Okay. Questa qua è dell'NBA. Molto da Andre. Molto da Andre, la trovo perfetta per te. Ma che amica sono, Andre, che amica sono. C'ho un bimbo che sta arrampicando. Quindi, Andre, guarda che bello. Non saprei mai il prezzo, ma originale NBA. E poi, Andre, ho un altro regalo per te. Guardala un po'. Per la prossima estate, anzi no, tu la userai in palestra. Lui lo usa anche mentre nevica. Sì. Guarda se non è perfetta per te per andare in palestra. Ah. Smanicata come piace a te, viola, che è tipo uno dei tuoi colori preferiti. Vabbè, non è proprio viola Twitch, ma viola un po' più chiaro, però la trovo bellissima, dei Lakers. E per me, Andre, ti ho fatto un acquisto, cioè due acquisti della vita, che avrai nel tuo armadio per 10 anni. Ma vediamo se c'è qualcosa per Dante. Per me sì, papà. Guarda questa bellissima tuta Marvel. Quanto è carina, Dante, è per te, con i personaggi cartoon. Di chi sono i personaggi? Allora, Capitan America, sì. Che fa Rrr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 
POV! Perché è il martello. Poi? Spider-Man. Sì, l'ultimo. Iron Man che fa shush. Brava. Basta, non ce ne sono più. Ma ci sono altri Avengers? Sì, però quelli sono i principali. Ok, questa che darei voto 10 su 10. Sì. Pagata la bellezza di 16 euro tutta, perché Primark è economico. Tieni amore, questa è per te. Poi abbiamo, mi sono comprata mentre ero in cassa, questi plush leggings. Sapete che voglio leggings, mi piacciono. Ma dentro sono plush. Cioè, vedete? C'è il peluscino. Cioè, non so se saranno belli, brutti. Però me ne sono presi un paio così e un paio grigi. Eccoli qua. Vi farò sapere se sono ottimi o no. Sembrano belli pesanti. Poi, amore, come chiami tu, che chiamo anch'io Dante di soprannome? Io lo chiamo Pimpi. Pimpi. Infatti, nella foto di 9 mesi, sì, avevo un vestito da Pimpi. Sono andata su Instagram, anzi, c'è il mio telefono. Perché non posso editare, guarda se riesci a prendere la foto tu. È solo il nostro Instagram. Amore, non ti puoi attaccare? Devo far vedere la foto di Pimpi. Lui è Pimpi. Pimpi, Pimpi, Pimpi. Pimpi, Pimpi, Pimpi.
Guarda la tua bauscia. Eccola qua. Vedete? Perché lui è Pimpi. E allora? La mami. Che cosa ha comprato il suo Pimpi? Io? Guarda un po', Pimpi. Bella. Questa un è vestito bella. Di Pimpi. Sì, è rosa, ma che me frega. Con il bodino di Pimpi, con la bandanina di Pimpi e il cappellino stupendo di Pimpi. Tra l'altro sembra che vesta un 18 mesi, 25 anni, ma è un 9-12, quindi ogni tanto le taglie di Primark sono un po' sballate. Tutto questo alla modica cifra di 16 euro. Glielo vorrei mettere domani alla festa di compleanno, però forse è scomodo che è intero. Sì, e poi è bianco. Vabbè, bellissimo. Lo vedrete presto. Amore, sei attaccata ai miei pantaloni? Sempre per Dante. Amore, guarda che bello. Bella questa. Io ho preso 12-18, 13 euro. Questa completino, che questo in realtà è un filo, è cotone caldo. Un filo più caldo con la faccina e anche sui pantaloni. La faccina 12-18 che così userò praticamente per un anno intero. Visto che lui è 12 mesi ma veste ancora il 9. Piccoli dettagli. Poi ho preso lo shampoo secco per mio marito, al volume, 2,40€, perché praticamente sapete che io combatto da anni con sti capelli. Adesso martedì o mercoledì, amore, non ci sono perché vado a fare un trattamento a Bulciago. E quindi per avere i capelli puliti un giorno in più e non fare lo shampoo faccio questa cosa. Quanto mi manca? Ho ancora 26 minuti. Ok, a posto. Poi mi sono presa le salviettine per pulirmi la faccia, la vitamina C, perché io ho un problema con l'acqua in faccia, ve l'ho sempre detto, mi dà fastidio, quindi mi strucco e mi lavo con la salviettina. Ma fare così con l'acqua non ce la posso fare. Ma per me non mi sono presa niente. Ma non mi sono presa quei due calzini. Vabbè. Amore, arrivano i tuoi regali. Salute. Tanto non posso tagliare. Perfetto. Quindi. Allora, il primo regalo che ti ho preso. Cos'è? Bello. La maglietta di Chicago Bulls. Ma non è stampata, è proprio plasticata. Bello. Bellissima, c'è anche dietro. Quindi questo qua è il davanti. E dietro Chicago Bulls. Però quello rovinami pure il video, eh. Amore, Chicago Bulls. Ti ho preso XL perché tu sì, hai sì, XL. Sì, allora, questa è la tua prima maglietta. Grazie. Prego. E poi, allora, mi sa che ho sbagliato. Perché io so che a te... Oh, sì. Io so che a te piacciono i gruppi musicali. Certo. Ma quali? I BTS. Da quando ti piacciono i BTS? I gruppi che piacciono a me? Sì. Pink Floyd, i Beatles. I Beatles, invece ho sbagliato una cosa. Perché praticamente, prima di tutto, ammetto che mi piaceva il tessuto. Ok. E ti ho preso la maglia dei Queen ufficiale. Vabbè. Beh, comunque sono i Queen. È bella, amore. Ci sta. È bella, ho fatto un... È bella, poi il tessuto è caldo. Come si chiama il cantante? Come Freddie Mercury. Lo sai, bravo. Vedi? Ufficiale, okay. E questo è il tuo secondo regalo. Grazie. Potresti prendere un secondo Mr. Frignola? Perché non posso tagliare, sennò tutto il video è. Allora andiamo di là, però. Sennò... Aspetta, devo farvi degli altri regali a Mr. Frignolo. Due leggings presi nel reparto bambina. Li ha trovati Andrea, ma comodissimi. Bellissimi, love con tutte le scrittine. E uno Bordeaux. Si dice Bordeaux? Sì. Poi. Granata, forse quello. Poi. Bellissimo! Con le volpine! 12 euro, quindi super economico. Scusate, devo fare così. Okay. Magliette e pantaloni. È tuo, amore! Ma dove ce li hai i pantaloni? Tiratelo su, amore. E sono lunghissimi. Ma sembra il 15enne che deve andare in giro con le mutande. Senti, lui è alla moda. Ecco qua, questo è sempre per Dante, tieni. Wow. Tutto per Dante. E sai per Dante cosa c'è? Sì. I pigiami. Bello. Di Super Mario, perché sono leggerissimi. Sono due, questo di Super Mario e questo di Mario Luigi, che adesso metteremo tutto a lavare. Un anno e mezzo, due, perché i pigiamini per me sono comodi che stiano un po' larghi. È tutto tuo questo pigiamino. Che bello. Ah no, amore, c'è qualcosa per me. Immaginavo. Non sei pronto? Sì. Perché per legarmi a Dante, sì, ho trovato una felpa. Bello. Con Pimpi, tra l'altro cucito, cioè qua disegnato, ma qua è cucito sulla manica. Molto bello. E quindi pure avanti. Oh, rabbia. Bellissima, no? E c'è Pimpi qua. Quindi pu. Pimpi. Pimpi pu. Penso di aver sbagliato reparto, ora che ci faccio caso. Vabbè, guarda. Ma chi se ne frega. E questo per me è bellissimo. E l'ultimo acquisto,
ma non il meno importante, anzi il più importante, è che... Allora, in realtà dovevamo iniziare tra 4 settimane, ma la piscina mi sa che rimanda dopo Natale. Dante ha iscritto il corso di nuoto per 2 volte a settimana e la borsa da piscina era piccolina, e quindi guarda mamma cosa ha trovato. Una borsa da piscina gigante per mettergli a cappatoi, io mio amore i pannolini e tutto il resto. Eccoci qui. Abbiamo fatto vedere i nostri acquisti. E tra poco dovremo fare un video aggiornamenti. Fai annusare i piedoni. Sentite come puzzano! Sentite come puzzano! Che puzza questo occhiale. Saluta e di ciao ragazzi! Oggi è sabato, mercoledì. Speriamo che arrivi il mio regalo di compleanno. Così lo vedrete tutti in anteprima. Ciao, vi mando un bacio grande. Sì, è ora. Allora facciamo gli auguri a Luis Capaldi che ci segue sempre al suo compleanno. Ciao. Ciao. E grazie per le tue canzoni. Ciao. Chi è? Un cantante. Ah. Il suo compleanno. L'avevi sentito su Radio DJ? Spegni amore. Spegni la videocamera. Ah, aspetta, prima di spegnere, domenica prossima, quindi non domani, ci vediamo a Cantù, a Cantù al centro commerciale Mirabello. Ciao 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 ciao.